In Mozambico, Antoniano Onlus sta realizzando case di accoglienza e cura per le mamme incinte e i bambini che hanno perso i loro genitori a causa dell'AIDS. Per farlo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dona ora. Invia un SMS o chiama dal telefono di casa il 45595. Costruiamo un tetto per nascere. Invia un SMS o chiama dal telefono di casa il 45595. Violenze fisiche, ma anche violenze psicologiche. Le donne in tutto il mondo, tra le mura domestiche e non solo, sono oggetto di violenza da parte di uomini senza scrupoli, sia che siano volti familiari, sia che siano sconosciuti. Il 25 novembre anche Castrovillari ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e lo ha fatto grazie al Centro Italiano Femminile di Castrovillari in collaborazione con l'Associazione Donne Avvocato e la partecipazione della Camera Civile e Minorile del Tribunale del Capoluogo del Pollino. Sì, siamo qui insieme all'Associazione Donne Avvocato e insieme alla Camera Civile e la Camera Minorile proprio del Tribunale di Castrovillari per cercare di portare avanti quello che manca, la cultura non solo delle pari opportunità ma la cultura del rispetto del prossimo, in questo caso della donna. Noi oggi celebriamo la giornata mondiale contro la violenza. È solo una data simbolica, dovremmo ricordarcene, dovremmo manifestare tutti i giorni e dovremmo non solo manifestare, ecco, fare i soliti convegni, le solite informazioni. Pensiamo che solo quest'anno sono state già 115 le vittime uccise, le donne uccise, ma quando parliamo di violenza parliamo anche di violenza psicologica, di violenza sociale, di violenza economica e quindi un percorso, l'obiettivo che si prefigge non solo il CIF ma tutte le associazioni di categoria e non solo, è proprio quello di diffondere questa cultura del rispetto della donna ma della persona in genere. Qual è il messaggio che la Camera Civile propone in questa giornata? È un messaggio di solidarietà sicuramente fra noi donne, ma è un messaggio che è rivolto a tutta la collettività, quindi non solo donne ma anche uomini, per dire insieme basta. Basta a una serie di violenze perpetrate, fisiche, ma non solo fisiche, forse quelle più subdole che sono quelle psicologiche. E un sensibilizzare anche a livello normativo, perché abbiamo fatto questo manifesto mettendo in evidenza questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, come si può leggere, non considera necessaria la custodia in carcere in caso di violenza, in caso di stupro. È una sentenza inaccettabile, è una sentenza che costituisce un bavaglio in bocca alle donne che già esiste, perché prima che una donna passi a denunciare una violenza, lì dove riesce a denunciare, ovviamente ha passaggi e percorsi che sono fatti di paure, di intimidazioni, e non sempre le situazioni e le violenze vengono denunciate. Quindi siamo qui per dire basta ad ogni sorta di soppressione, di oppressione, e finalmente insieme trovare il coraggio di denunciare le situazioni perché non possano più verificarsi. Anche l'Associazione Donne Avvocato in piazza questa mattina per sensibilizzare nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sì, noi siamo qui per sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno che è tragico in Italia. Il femminicidio è la prima causa di morte, la violenza domestica è la prima causa di morte per le donne che hanno tra i 16 e i 44 anni. Questi sono i dati che ci ha dato l'ONU attraverso l'osservatore Rashida Mangio. In Italia si parla di crimine di Stato, di femminicidio come crimine di Stato. L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Istanbul, che il Consiglio d'Europa ha voluto fortemente per questo tipo di problema, che non è soltanto a livello repressivo, cioè non si basa soltanto sulla repressione pura e semplice di quelli che sono i problemi che attanagliano le donne dal punto di vista della violenza, ma anche con forme di prevenzione, di assistenza alle donne vittime di questi reati.
La Camera minorile a fianco del CIF in questa giornata, perché anche i minori sono oggetto purtroppo di violenza. Sì, i minori più purtroppo sono oggetto di violenza anche indiretta. Quando il minore vive in un ambiente familiare dove purtroppo vengono perpetrate violenze sia a livello fisico sia a livello psicologico, il minore inevitabilmente ne risente. E un minore che purtroppo vive in un ambiente violento rischia di diventare un adulto violento. Quindi per questo la sensibilità della Camera minorile va tutta a questa giornata e alle donne che comunque subiscono violenze. E mi preme sottolineare una cosa, non focalizziamo l'attenzione solo sulle violenze fisiche, le violenze psicologiche fanno altrettanto male, se non maggiore in certi casi. Avvocato, qual è il messaggio che la Camera minorile vuole diffondere oggi attraverso questa giornata? Allora, il messaggio che la Camera minorile vuole diffondere, essendo una istituzione che lavora con e per i minori, è quello di far comprendere alla società che il minore è un elemento debole, appunto, e che come tale va tutelato. È importante che cresca all'interno di una famiglia, che sia il nucleo protettivo e che lo prepari per quelle che saranno poi le sue fasi di crescita. Quindi è fondamentale che i genitori riescano ad inculcare al fanciullo, al minore, valori come la non violenza, come l'amore, come la pace, per far sì che sia un adulto sicuro e che riesca per l'appunto ad esprimersi al meglio, sempre improntando la propria vita, tenendo conto per l'appunto di questi valori e di questi principi. È chiaro che un genitore, ci riferiamo sia al padre quanto alla madre, che usa violenza nei confronti dell'altro coniuge, insegnerà chiaramente al proprio figlio la violenza. Avvocato Laghi, anche l'Ordine degli Avvocati al fianco del CIF e delle altre associazioni per sensibilizzare in questa giornata contro il femminicidio. Non c'è dubbio, perché l'affermazione della tutela della donna, oserei dire addirittura un'affermazione ovvia, tutelare la donna significa tutelare la vita, e soprattutto bisogna prendere atto del dato statistico dell'enorme quantità di violenza che nelle mura domestiche e al di fuori delle mura domestiche subisce la donna, perché è un soggetto più debole e l'uomo molto spesso scarica la sua aggressività solo perché è il più forte, la scarica tranquillamente come se la donna fosse un oggetto che gli possa appartenere e di cui possa disporre. Il problema di tutelare la donna significa innanzitutto tutelare la dignità umana, tutelare la vita, tutelare il soggetto debole e qual è normalmente la donna all'interno di una coppia.